Santa Croce Camerina darà l'addio a Loris alle 15, anche i compagni di classe parteciperanno al corteo funebre. Nei necrologi espresso il dolore della madre, dichiarato in lutto cittadino. Per furti di rame la polizia ha arrestato 7 persone, l'operazione è stata chiamata alta tensione, la banda ritenuta di alto profilo criminale, ricercate altre 3 persone. Per la ricapitalizzazione della Banca della Contea servono 2.500.000 euro, il comitato dei soci intende incontrare istituzioni e organizzazioni per favorire la raccolta. Ha preso il via ieri la 3 giorni del Vittoria Peace Film Festival presso il Cinema Golden di Vittoria, 21 pellicole, 7 lungometraggi, 7 documentari e 7 corti. Il tutto sarà giudicato da un'apposita giuria. Buongiorno a tutti voi e benvenuti, questa è la prima edizione del nostro telegiornale. Lutto cittadino a Santa Croce Camerina nel giorno del funerale di Loris, che sarà celebrato alle 15, dunque tra poco, nella chiesa di San Giovanni Battista. Secondo le previsioni anche gli ex compagni di classe di Loris parteciperanno al rito funebre, parteciperanno al corteo, mentre nei necrologi è stato espresso anche il dolore da parte della madre. Facciamo il punto. Sarà un saluto silenzioso e blindato quello che la comunità ragusana darà al piccolo Andrea Loris Stival. Lui da oggi avrà una degna sepoltura. Il suo funerale alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista a Santa Croce Camerina e sarà celebrato dal vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignor Paolo Urso. La salma del piccolo è già in chiesa per evitare disordini in città, ma un corteo sarà formato da Piazza degli Studi, dagli alunni e dagli insegnanti della scuola Falcone Borsellino, la scuola di Loris, dove avrebbe dovuto trovarsi lui il 29 novembre insieme con gli altri bambini. In testa al corteo ci sarà la classe di Loris, perché i suoi compagni devono partecipare alle esequie per prendere consapevolezza di questo momento e andare avanti, sostiene il dirigente del servizio di psicologia dell'ASP 7, Franco Di Martino. Gli psicologi, ha commentato la dirigente della scuola, Giovanna Campo, hanno consigliato di continuare le attività extrascolastiche, anche se i festeggiamenti per il Natale avverranno in modo più pacato. La festa di fine anno invece è stata cancellata. La recita la faremo comunque, ha detto ancora la dirigente Campo, ma la dedicheremo solo a Loris. La comunità deve ritrovare la serenità dopo i funerali, ha lanciato un appello la sindaca Franca Iurato, che altresì proclamato il lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede del comune, con la sospensione dalle 15.30 alle 17.30 delle attività commerciali, sindacali, politiche e scolastiche. Davanti al portone della chiesa, già stamattina, sono stati deposti mazzi di fiori e peluche con letterine di bambini come Loris, rimasti colpiti dalla sua tragica morte. Sui manifesti funebri c'è anche il dolore della madre, Veronica Panarello, accusata dell'omicidio del figlio e dell'occultamento del cadavere. Lei non potrà partecipare ai funerali, sebbene abbia più volte chiesto di esserci, ma il suo legale Villardita non ha neanche presentato l'istanza per motivi di opportunità. È stato anche predisposto un piano di sicurezza da parte della prefettura per contenere il grande afflusso di gente che si riverserà a Santa Croce Camerina. Su una locandina c'è la foto di Loris, sorridente, con disegni di angeli, e tra i tanti manifesti anche quello del gruppo sportivo Taekwondo con un ciao campione. Sì, qui dunque l'attesa rispetto al rito funebre, ma adesso facciamo il punto sulle indagini. Per gli investigatori il quadro è ormai completo, serve soltanto l'esame del DNA che sarà consegnato nei prossimi giorni. E intanto è stato setacciato, tra virgolette, il profilo Facebook di Veronica Panarello. Sentiamo. Facebook, messaggi, telefoni, 4 nella disponibilità della famiglia Stival e tabulati setacciati dalla polizia scientifica, perché Veronica Panarello ha comunicato con 10 persone la mattina del 29 novembre, con il marito nell'ora in cui la donna era in casa con Loris, quando era al corso e quando è uscito dal castello di Donna Fugata per andare a prendere Loris a scuola, ma Davide Stival ha confermato che la moglie è sembrata tranquilla.
Poi la Panarello ha parlato con altri due uomini, uno di Santa Croce Camerina e l'altro di Ragusa, ma entrambi hanno un alibi di ferro. Ma cosa ha scritto in quei messaggi Veronica? Sul profilo Facebook non è emerso nulla di utile alle indagini, nessuna comunicazione che possa nutrire sospetti. Le indagini sulla morte di Loris però sono quasi concluse. La procura, che ha ricostruito il tragitto della donna la mattina del 29 novembre, non ha dubbi. Veronica Panarello ha mentito. Sono state le telecamere di videosorveglianza ad incastrarla, ma mentre l'avvocato la difende, spiegando che le immagini sono sgranate e poco chiare, la procura invece ha costruito l'impianto accusatorio proprio sulle immagini delle 76 telecamere pubbliche e private. Se noi avessimo avuto solo la telecamera del negozio di fronte al garage dell'abitazione, non avremmo fatto nulla, ha commentato Domenico Spadaro, il comandante del nucleo investigativo. E su come Veronica abbia messo solo le fascette al figlio c'è un'ipotesi. L'avrebbe attirato come se fosse un gioco, perché un bambino di una madre si fida. Se ci si confronta con tutti questi esperti sugli omicidi dei figli, non si trovano mai segni di difesa, perché un bambino da una mamma non se l'aspetta, ha detto ancora Spadaro del nucleo investigativo. Le fascette strette poi al collo dopo 15 secondi ti mandano in coma. La scientifica ha chiesto ancora qualche giorno per la consegna degli esiti sulle tracce del DNA, ma mancano ancora alcuni tasselli. Dove è stato ucciso Loris? In casa o in garage? Abbiamo un dato, ma non lo abbiamo trasfuso nell'ordinanza, ha chiarito il procuratore Carmelo Petralia. E ancora sul possibile coinvolgimento di un complice, gli investigatori stanno studiando anche questa possibilità. E il cacciatore Orazio Fidone rimane ancora indagato, perché gli inquirenti devono ancora verificare alcuni dati sul suo conto. Per furto di cavi in rame, la polizia ha arrestato in tutto 7 persone. Si tratta, secondo gli inquirenti, di una banda dall'alto profilo criminale. Altre 3 persone sono attualmente ricercate. Vediamo. Per parecchio tempo i furti di rame sono stati una piaga per la provincia di Ragusa, danni per milioni di euro, disagi enormi per i privati, in particolare le aziende agricole e zootecniche, e per le società di gestione e distribuzione dell'energia elettrica. Oggi la polizia ha chiuso il cerchio ad indagini durate 6 mesi e che hanno consentito di accumulare le prove sufficienti per arrestare 7 persone di nazionalità rumena, a cui viene contestata anche l'associazione a delinquere, mentre altri 3 soggetti sono stati denunciati. Il commissariato di Comiso, che ha iniziato le indagini, e la squadra mobile che successivamente le ha supportate, hanno raccolto gli elementi necessari affinché la procura disponesse gli arresti. La banda criminale agiva di sicuro nei territori di Ragusa, Comiso, Chiaramonte, Giarratana e Mazzarrone. Si indaga ancora per estendere ad altre aree l'inchiesta, ma intanto i furti di rame sono già in netto calo. Questa era un'organizzazione ben articolata che gestiva una buona parte dei furti. Non mi sento di dire che il fenomeno è stato estirpato completamente, sicuramente abbiamo dato un buon risultato, infatti comunque abbiamo notizie anche da parte dell'Enel che i furti in provincia sono nettamente e drasticamente diminuiti. Il questore Gammino ha sottolineato che questa banda di criminali avrebbe potuto fare ancora danni enormi. Il rame al mercato nero vale 10 euro al chilo, 5.000 euro di ricavo da parte dei ladri si tramuta per ripristinare il servizio di energia elettrica in un costo di 250.000 euro. Il prefetto Vardè più volte aveva sollecitato in questi mesi l'azione preventiva in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Alla fine i poliziotti hanno saputo bilanciare le esigenze investigative con l'aspetto preventivo, in alcuni casi facendosi anche vedere dai malviventi, dissuadendoli a compiere altri furti. La cosa più importante per noi in questo caso è evitare appunto che sia, diciamo, la società di distribuzione, quindi l'NSPA, subisse ulteriori danni e sia ovviamente appunto i fruitori di questo servizio, come le aziende in particolar modo e anche delle private abitazioni. Parlo delle aziende perché questi reati venivano commessi in particolar modo nelle zone poco antropizzate, ma dove insistono delle importanti aziende appunto agricole e zootecniche della provincia di Ragusa. Ci sono in giro ancora 3 latitanti per loro e in allerta pure la polizia rumena. La banda aveva ruoli ben definiti, autisti, un uomo esperto nel taglio dei cavi dell'alta tensione, c'era chi caricava il rame sui furgoni, c'era anche una donna pronta a guidare il mezzo in caso di emergenza. Ora sono tutti in galera.
Incidente stradale ieri intorno alle 18 nei pressi della zona artigianale di Modica, dunque sulla strada statale 115. Due giovani, lui di 33 anni, lei di 30, si sono scontrati mentre erano a bordo di uno scooter durante la fase di sorpasso contro la fiancata di un camion. Gravi le condizioni del giovane, che è stato subito operato e ricoverato in rianimazione con la prognosi riservata. La ragazza è ricoverata in ortopedia dopo aver subito un dedicato intervento alla milza. Anche per lei i medici si riservano di sciogliere la prognosi. La nostra equipe chirurgica, ha spiegato il direttore sanitario Piero Bonomo, è stata brillante e ha salvato la vita ai due giovani. Al Comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, che si è tenuto in Prefettura Ragusa ieri mattina, c'erano anche i consiglieri comunali di Modica, Mignoto, Falco e Arena, che dopo la riunione hanno affrontato con il prefetto l'emergenza microcriminalità a Frigentini. I consiglieri hanno chiesto di predisporre ulteriori controlli nel territorio attraverso un presidio mobile che possa arginare soprattutto il fenomeno dei furti. Un incontro che ha lasciato soddisfatti i presenti per le garanzie ottenute. Cambiamo argomento, parliamo adesso di economia e di finanza nel sud-est siciliano e dunque parliamo del futuro della BCC, Banca della Contea di Modica. Al via il processo di ricapitalizzazione, servirebbero 2.500.000 euro. Il comitato dei soci, che nei giorni scorsi ha incontrato i vertici della banca, intendono promuovere un incontro urgente con le organizzazioni e le istituzioni del territorio al fine di favorire la raccolta. Sentiamo. Il comitato dei soci della BCC, Banca della Contea, ha promosso una riunione con le istituzioni locali e con le organizzazioni rappresentative degli interessi sociali ed economici del territorio, a fine di favorire l'incremento di capitale e di rilancio dell'istituto di credito di Viale degli Oleandri. In particolare, nel corso della riunione saranno programmati tempi celeri e modalità per organizzare, nel rispetto delle vigenti normative, l'avvio di una prima fase di raccolta di 2.500.000 euro che dovrà concludersi entro e non oltre il 30 agosto 2015. Con due step intermedi di 1 milione di euro entro il 31 marzo e di ulteriori 750 mila euro entro il 30 giugno. Obiettivi necessari, sostengono i soci, al fine di dotare la banca delle risorse occorrenti al raggiungimento dei nuovi indici patrimoniali e al rispetto dei nuovi vincoli normativi previsti dal 2016 per le BCC. Questa riunione, che si svolgerà nei prossimi giorni, rappresenta per i soci un passaggio fondamentale nell'azione intrapresa dal Comitato stesso, il quale, nell'imminenza dell'assemblea del 23 novembre scorso, aveva assunto l'iniziativa di interpellare sulla scelta decisiva per il futuro della banca la comunità locale attraverso gli enti e le organizzazioni rappresentative degli interessi socio-economici diffusi. Intanto si apprende dalla stessa nota del comitato dei soci, rappresentato dal geometra Curella, che il vertice aziendale, nel corso di un incontro con una delegazione dello stesso comitato, ha confermato di condividere la continuazione del percorso indicato da Banca Italia per la ricerca di un partner di adeguato standing con cui realizzare nel prosieguo un'operazione di fusione. Andiamo adesso in pubblicità, torneremo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, vi aspettiamo. Seconda parte del nostro telegiornale, un'ispezione al comune di Ispica e l'annullamento in autotutela dell'approvazione della dotazione organica dei dipendenti. A chiedergli al Ministero dell'Interno è la senatrice Venera Padua, che denuncia una serie di omissioni da parte del comune che sta producendo, a suo dire, effetti penalizzanti sui mantenimenti occupazionali. E sul provvedimento di rideterminazione della dotazione organica interviene anche Gianni Stornello, candidato sindaco alle primarie del PD di domenica prossima, che si impegna ad annullarlo come segno di pacificazione tra i dipendenti, cui sono stati imposti, dice, prepensionamenti e contratti di solidarietà farlocchi in un clima di intimidazione. Così Gianni Stornello. Anche il coordinatore di Liberi e Concreti a Scicli, Giovanni Savà, interviene sulla perdita del finanziamento di 3.400.000 euro per il piano integrato di Iungi. La decisione assunta dall'assessorato regionale alle infrastrutture ha provocato la reazione di Savà, insieme agli ex consiglieri Bramanti, Martino e Miceli, che chiedono agli amministratori come sia stato possibile permettere la revoca dell'ammissione al finanziamento e come sia possibile che il comune si sia ridotto a perdere occasioni definite così
importanti. Torniamo a parlare adesso del futuro del Teatro della Concordia di Ragusa, un luogo simbolo della cultura per la città e che in queste settimane sta alimentando un ampio dibattito. Per il futuro del Teatro della Concordia, l'amministrazione comunale sostiene di voler seguire con coerenza le scelte politiche portate avanti in questi 18 mesi di mandato dal sindaco Federico Piccitto e dal vice sindaco e assessore ai centri storici Massimo Iannucci. C'è anche il consenso del presidente del Consiglio comunale Giovanni Iacono. E allora va ridimensionato il progetto commissionato dalle passate amministrazioni, adeguandolo alle reali potenzialità del sito urbano, anche perché i soldi disponibili per restituire il Teatro della Concordia, ex Cinema Marino e Ragusani, sono 3 milioni e 800 mila euro. Negli ultimi anni non è stata assicurata la copertura finanziaria del progetto e all'appello manca circa 1,5 milioni di euro, perché le somme impegnate negli ultimi anni dai finanziamenti della legge su IBLA non coprono i costi previsti dall'originale computo metrico del progetto definitivo. Insomma, col progetto esecutivo adesso verrà realizzata una struttura polivalente che non esclude la funzione di teatro, ma che è anche altro. Tra circa 6 mesi si dovrebbe procedere con l'affidamento dei lavori. Giovanni Iacono sottolinea che si creerà un teatro di prosa, non un teatro lirico, e che su questo si sono alimentate false aspettative perché è la struttura stessa, dice Iacono, a non consentire che il palazzo si trasformi in un teatro lirico, appunto. Parliamo adesso del Vittoria Peace Film Festival, promosso presso il Cinema Golden di Vittoria. Ha preso il via ieri a Vittoria il Peace Film Fest, maratona cinematografica alla sua prima giornata di proiezione. Il primo film in concorso, La gabbia dorata, contiene la sintesi poetica del Vittoria Peace Film Festival. Un festival della pace, come un aquilone che vola alto su macerie, orrori e devastazioni, ha detto Correale, regista e presidente onorario della manifestazione. Quando parliamo della pace trattiamo di guerre, no? Quando trattiamo di libertà raccontiamo di confini, di muri, e questo vuol dire che forse attraverso il rapporto dell'immagine con le parole, i suoni, quindi con l'audiovisivo e il cinema, c'è un modo per superare questi confini, per alzarci sopra questi muri, è un po' come succede quando uno alza un aquilone. Ecco, diciamo che questo Festival della Pace è come se fosse un piccolo aquilone che ci fa vedere al di là di queste frontiere, di questi muri. Nell'ambito della prima serata è stata inaugurata anche la mostra di Franca Schininà dedicata al suo viaggio in Palestina. Scatti in bianco e nero sul popolo della Palestina, fotogrammi dolorosi che non troveranno mai soluzioni. Oggi intanto percorsi storici del Novecento attraverso le rievocazioni storiche della Prima Guerra Mondiale affidate all'occhio poetico di Ermanno Olmi con il suo Torneranno i Prati e poi Fango e Gloria di Tiberi. E continuamente noi attraverso il mezzo cinematografico cerchiamo di raccontare quello che c'è dietro il sentimento, dietro l'azione. Poi la difficoltà qual è? È che ci ritroviamo a riraccontare, no? La medesima storia. Il pregio, secondo me, del film di Olmi è quello che ha voluto invece non guardare dietro, ma guardare dentro quelli che hanno a che fare con la guerra. Parliamo adesso di una iniziativa che si è svolta a Modica all'Istituto Comprensivo Carlo Amore. Cosa vuoi diventare da grande? Un interrogativo a cui non tutti sanno rispondere, che in un modo o nell'altro influenza gli eventi della vita. Con questo presupposto l'Istituto Comprensivo Carlo Amore di Modica ha promosso una serie di incontri con diversi rappresentanti dei mestieri per i ragazzi al fine di far schiarire le idee in modo tale da poterle indirizzare meglio alla scelta che da qui a pochi mesi dovranno prendere, ovvero quella dell'Istituto Superiore. Un'iniziativa che rientra nel piano dell'offerta formativa e che è stata promossa dal Plesto di Amicis a Modica Alta. L'apertura è stata affidata da Luca Zacco, Roberta Rizza e Marco Scavino. I tre hanno parlato di come la scelta delle superiori sia importante per il mondo lavorativo e che è molto semplice sbagliare la strada a percorrere.
Luca Zacco ha parlato del suo percorso segnato da sacrifici e continue sfide che alla fine lo ha portato ad essere un affermato fashion designer. Marco Scabino ha parlato del mondo di comunicazione radio video ed ha invitato i ragazzi a non perdere mai l'entusiasmo. Roberta Rizza, ragazza modicana che ha vissuto per un periodo all'estero per lavoro e per imparare la lingua, ha spiegato quanto sia importante non mollare mai. Poi nei successivi incontri si sono alternati vari mestieri, tra cui quelli del mondo dell'artigianato. Invece ieri è stata la volta delle forze dell'ordine. Presente la dirigente del commissariato di Modica, Maria Antonietta Malandrino, il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Modica, Matteo Tagliabue, il capitano della compagnia delle Carabinieri di Modica, Edoardo Cetola, e il sottotenente di Vascello, Daniele Ticconi. Per far sì che la loro scelta sia un po' più oculata e che non sbaglino la loro strada, perché in questo momento per loro è importantissimo questa scelta. E il progetto orientamento ha permesso ai nostri ragazzi che frequentano la terza media di avere un panorama generale su ciò che la scuola e il mondo del lavoro può offrire loro. Abbiamo ritenuto opportuno allargare questi incontri anche con le forze armate. Gli incontri, che hanno lo scopo di chiarire dubbi e di far compiere la scelta dell'istituto superiore da frequentare, continueranno a gennaio. Gli appuntamenti in agenda: alle 17 in Fiere Maia a Vittoria, un incontro sull'agricoltura e la fascia trasformata, parteciperanno i sindaci e i parlamentari eletti nel territorio. E sempre oggi, ma alle 18, nella sala convegni della provincia regionale di Ragusa, consegna del premio dell'atleta dell'anno intitolato a Salvatore Padua. Quest'anno lo riceverà il capitano della nazionale azzurra di palla tamburello Salvatore Occhipinti, vincitore del mondiale indoor col team azzurro nelle terre dell'Alto Mantovano. Poi ancora alle 19 si terrà a Palazzo Sant'Anna, liceo convitto di Modica, il concerto Ritratti di note a cura di diversi musicisti che suoneranno brani di musica classica, musica da camera, jazz. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. I nostri programmi su Video Mediterraneo alle 21, seminario formativo Catania nel cuore, sul canale 605 alle 21.30 la commedia Metti una sera d'amore, sul canale 694 alle 21.30 Verde Mediterraneo. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. We'll be right back.